Fabio Lorusso, un magistrale gol per chiudere la partita, 3-1 per il Termoli, una partita che si era messa forse un po' in salita a fine primo tempo, poi con le tue giocate e il tuo gol l'avete chiusa magistralmente. Grazie. La partita era diventata una partita un po' difficile, dopo l'espulsione, dopo il gol, pensavamo ormai di averla messa sulla strada giusta. Poi una distrazione difensiva l'abbiamo rimessa in gioco. Però poi con il discorso del mister, con la carica che ci ha dato e con la serenità che ci ha trasmesso, il secondo tempo siamo entrati in campo convinti di vincere e così abbiamo fatto. Ecco, c'è da dire anche che ci sono state parecchie azioni da gol oggi, però sembrava che la palla non volesse entrare in porta. Sì, per un momento ci ho pensato pure io, perché esistono molte partite stregate, però noi ci abbiamo creduto fino alla fine e ringraziando Vincenzo che ha fatto un grande colpo di testa siamo riusciti a sbloccarlo e poi con il mio 3-1 l'abbiamo chiuso. Ecco, il Castel di Sangro che probabilmente è rimasto subito in 10, quindi si è chiuso, va reso un po' la vita difficile, sì. Però avete trovato poi gli spazi giusti. Sì, abbiamo trovato gli spazi giusti perché abbiamo mosso velocemente la palla. Loro dopo l'espulsione si sono messi con una difesa 5, erano tutti chiusi, però noi con calma e muovendo il pallone in modo veloce e rapido abbiamo trovato gli spazi, siamo riusciti ad entrare. All'inizio non riuscivamo a metterla solo dentro, poi il secondo tempo abbiamo trovato la strada del gol e si è spianata la strada. Ecco, siete ancora primi in classifica, mercoledì ci sarà questo difficile, se lo vogliamo definire così, recupero del secondo tempo a Sesto Campano, si riparte da 1-0 per loro, come la vedi? Mercoledì è un test importante, il primo tempo lì sotto 1-0, qui è un test per vedere la squadra veramente di che pasta è fatta. Noi siamo disposti e abbiamo il coraggio subito di andarla a riprendere, speriamo di rimontarla, magari di fare un gol subito e poi giocare per vincerla proprio. È difficile, però ci proveremo.